Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica sull'equilibrio chimico. Prendiamo innanzitutto una reazione chimica, che è quella che vede reagire il diidrogeno eriforme con il diiodio eriforme per formare ioduro di idrogeno anch'esso eriforme. Faccio notare che il diidrogeno eriforme è completamente incolore, il diiodio eriforme invece è viola. Lo ioduro di idrogeno eriforme è anch'esso incolore. La reazione chimica avviene secondo questa stechiometria, qui i coefficienti sono 1, 1 e 2, coefficienti stechiometrici. Si prende un contenitore chiuso, quindi sigillato, e si inseriscono un po' di reagenti con le stesse quantità stechiometriche, H2 ed I2. Il contenuto è tipicamente viola, ripeto, per la presenza del diiodio. Siamo in una situazione iniziale. Si scalda il tutto a 440 gradi centigradi. 440 gradi centigradi, prendiamo questa temperatura perché i dati che scriverò di seguito fanno riferimento appunto a questa temperatura. Inoltre bisogna scaldare per avere una velocità apprezzabile della reazione. Ovvero per ottenere i prodotti bisogna scaldare un po'. Ad un certo punto si nota, durante il passare del tempo, che questo viola diventa sempre più chiaro, fino a diventare un violetto tenue, quindi un viola piuttosto chiaro. Questo violetto, come colorazione, rimarrà poi, dopo un tempo sufficientemente lungo, completamente inalterato. Dobbiamo tirare delle conclusioni, dobbiamo concludere che alla fine della reazione chimica ci sia ancora un po' di diiodio, semplicemente perché è lui che provoca questo violetto, non le altre specie chimiche. Inoltre, un po' di diiodio si sarà trasformato in HI, quindi ci sarà anche dello ioduro di idrogeno, ma ci sarà ancora un residuo di idrogeno, visto che ne avevamo preso in quantità chimiche, cioè moli identiche tra di loro e reagiscono uno a uno. Questa è la situazione che descrive la fine della reazione chimica. Alla fine della reazione chimica, queste quantità espresse in concentrazione rimarranno inalterate, non varieranno più. Possiamo quindi dire che la nostra reazione chimica ha raggiunto uno stato di equilibrio, che viene contraddistinto con due freccettine opposte l'una all'altra. Quando una reazione chimica, così come lo era una trasformazione fisica, anche per le trasformazioni fisiche si può utilizzare questa simbologia, ma quando in una reazione chimica si raggiunge uno stato di equilibrio, non variano più le concentrazioni di tutte le specie chimiche che fanno parte della reazione stessa. Questo non vuole assolutamente dire che non ci saranno più trasformazioni di reagenti in prodotti, no, anzi l'equilibrio è dinamico. I reagenti continueranno a trasformarsi nei prodotti all'equilibrio, ma all'equilibrio anche i prodotti si scasseranno nuovamente nei reagenti. Solo che questa cosa fa rimanere inalterate le concentrazioni. Giusto per inserire dei dati veri e propri, avremmo potuto eseguire questo esperimento a questa temperatura prendendo una quantità chimica in moli di H2 corrispondente a 0,100 moli all'inizio e una quantità chimica identica in moli, sempre iniziale, di I2. All'inizio non c'è HI. Ma dopo un tempo sufficientemente lungo, ovvero quando una volta raggiunto l'equilibrio, ci saranno ancora un po' di moli di H2, ancora un po' di moli chiaramente di I2, stessa quantità, visto che reagiscono uno a uno, e si saranno formati un po' di moli di prodotto ed esattamente 0,156 secondo questa reazione chimica a questa temperatura. Ricordo che questi dati sono dati quando l'equilibrio è stato instaurato. Ci sono perlomeno tre casi quando una reazione chimica raggiunge l'equilibrio. Il primo è
quello in cui abbiamo una certa quantità sia di reagenti che di prodotti. Il secondo è quello che, una volta raggiunto l'equilibrio, la quantità, la concentrazione di reagenti sono pressoché nulle e quasi tutto si è trasformato in prodotto. Il terzo caso è quello in cui invece abbiamo un equilibrio raggiunto, ma abbiamo solo reagenti e quasi nulla si è trasformato in prodotto. Però l'equilibrio comunque è stato raggiunto. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima!